scrittore, non so giornalista, pure te ci metti. Lo possiamo lasciare questo? No! Scrittore, giornalista, un cazzo, non sono giornalista. No, perché non ho l'età per essere blogger. Si è blogger fino a 28 anni, dopo si è cretini che si inventano dei giochi in rete. Allora, la mia carriera di giornalista, di persona che scrive sui giornali, è iniziata nello 1979 a Palermo, in un quotidiano leggendario che non esiste più, L'Ora, e chiamato da uno straordinario signore, Nicola Cattedra, che era il direttore di questo giornale. Il primo giorno che mi arrivai da lui, lui tirò fuori un libretto degli assegni e io ero convinto che mi stesse per pagare l'articolo che avrei ancora dovuto scrivere. Questa è l'immagine più bella che ho della mia ingenuità. Mi è venuta l'idea perché, semplifico, io un giorno volevo scrivere un articolo per dire Ingrid Betancourt è una stronza. Lo proposi al giornale sul quale scrivevo, L'Unità, e mi dissero no, per noi non è una stronza. Lo proposi allora all'altro giornale col quale collaboravo, che era Il Foglio di Giuliano Ferrara. Dissi loro non vanno per me, e invece mi dissero non è una stronza neppure per noi. E a quel punto io cosa ho fatto? Ho detto in rete nel mio canale Tele Due Ruti, Ingrid Betancourt è una stronza del barrio alto franco-colombiano. La signora era ancora prigioniera delle FARC. Quando poi l'hanno liberata è stato chiaro a tutti che era una vera stronza. Io l'ho potuto dire, rimane agli atti perché me lo sono detto nel mio canale, perché se avessi dovuto aspettare quell'altri, col cazzo, quegli altri rotti in culo, al pensiero che qualcuno possa dire le proprie cose liberamente, non è demagogia, prima o poi ci verrà tolta questa possibilità. Vi deve essere chiaro questo. Perché? E forse il grande fratello, il controllo, non lo so, però rompe il cazzo, se sto diventando retorico. Allora, giornalisti precari, blogger e giornalisti professionisti, provate ad avvicinarvi davanti a un articolo 1 dicendogli che la vostra condizione di precari debba essere protetta, vi prenderanno a coltellate. Perché se tu provi a toccare un articolo 1, io l'ho vissuto all'Unità, dove degli stronzi, dei pezzi di merda, rispetto ai precari non gliene fregava un benamato cazzo. Se tu avessi provato a mettere in discussione il loro merdoso articolo 1, ti avrebbero ucciso. Io mi auguro che l'Unità prima o poi chiuda. Oggi, se non sei figlio di qualcuno, col cazzo che ti assumono, non ti fanno neanche avvicinare. C'hanno dei poliziotti con lo sfollagente e ti tengono lontano e te menano pure. Questo è inaccettabile e la sinistra primeggia in quest'opera merdosa di nepotismo. L'ordine dei giornalisti, quando io ho chiamato per denunciare di essere stato cacciato da Italia Radio, non mi hanno neanche risposto al telefono. Quindi, sinceramente, non so cosa dire dell'ordine dei giornalisti. Quello che penso di Concita De Gregorio, una raccomandata mandata lì da Veltroni a rendere penoso un giornale che da stalinista che era è diventato un giornale dove si parlava contro la precarietà e un sacco di ragazzi erano precari e non avevano neanche diritto di parola. Quindi che cazzo vogliamo dire? Questo è bello, demagogia, bellissimo, lo rifaccio. Senza sonoro, sono scrittore, non sono giornalista. Allora si dice che se non c'è il cartaceo, io quando vado a cacare come faccio a leggere? Non è vero, perché c'è la tavoletta e posso cacare e stare sulla tavoletta. Certo, se tiro lo sciacquone e l'acqua cade sulla tavoletta si rompe, ma prima o poi inventeranno un sistema della tavoletta, il tablet credo si dica, che non teme l'acqua, idrorepellente. Quindi non lo so come finirà. Gli uomini sono stupidi fondamentalmente. Il calcio ti dà la sensazione di avere un'opinione sul mondo, anche se tu sei... Mi rido di me stesso.
sono ricco di famiglia, quindi mi possono fare dei sonori bocchini, come è accaduto nel tempo. Mi hanno cacciato da Italia Radio, dall'Unità nella prima fase, dall'Unità una seconda volta. Mi hanno tolto la rubrica che avevo sul Foglio. Prima o poi mi cacceranno anche gli altri giornali, ma me ne sbatto il cazzo, perché sono ricco. Ma se non fossi ricco, dovrei andare lì a fare io i bocchini a loro. E questo è inaccettabile. E questo ci obbliga ancora a credere nella bandiera rossa, o nella bandiera rossa e nera, quella libertaria. È uno strumento di sopravvivenza, Teledurruti, nella maniera più assoluta. Sono io che, il mio sogno qual è? Io l'ho sempre detto, la sinistra mi fa schifo ormai, e quindi io sogno di stare su una chaise longue con una fetta d'ananas alloggiata sul cazzo, gli altri del rinnegato Sansonetti, del quale sono diventato collaboratore. Questa settimana, siamo il 28 aprile oggi, credo sia, mi hanno fatto scrivere un articolo dove dico tutte queste cose, e l'immagine in grande che corre da questo articolo è una bella fetta d'ananas con un buco al centro. Accanto alla falce e martello, accanto allo garofano, al sole nascente, alla ace d'archiata, al fulmine che spezza il cerchio, adesso c'è un nuovo simbolo, la fetta d'ananas.